Ragazzi, ciao. Stasera abbiamo da parlare di un argomento un po' scabroso, dai, cioè scabroso per modo di dire. Allora, faccio una premessa. In praticamente tutti i video che ho visto finora, non si parliamo di video di outdoor e cose simili. Non si parla di cosa succede nel momento in cui al mattino, dopo, diciamo, aver preso il caffè, uno ha un certo, come posso dire, movimento, no? Ecco. E non si parla, di cosa succede quando, comunque, durante un viaggio in un ambiente, che non è urbano, chiamiamolo così. Insomma, ci sono dei bisogni da soddisfare. Ecco, diciamo che noi uomini maschi abbiamo una certa, come posso dire, un certo vantaggio, ecco, nel senso che uno, insomma, va dietro una pianta e fa quel che deve fare. Le donne un po' meno, ecco. Allora, oggi volevo presentare un oggetto che ho comprato sul solito sito Gearbest, a un prezzo, insomma, come posso dire, più che accettabile, roba tipo 4 dollari, quindi tradotto in euro sarà 3,50 euro, una cosa del genere. Che non ho visto presentato, come dire, qui in Italia, ecco. Anche perché cercandolo, se uno lo cerca, non lo trova, cioè, al meglio, non a questo prezzo. Non mi ricordo se si trova anche su Amazon o Amazon.it, intendo, perché in altri paesi, in altre situazioni, questo oggetto non è così, tra virgolette, tabù, ecco, chiamiamolo così. Vabbè, ve lo faccio vedere, dai, eccolo qua. Questa è la scatola, la marca o comunque diciamo, il logo è questo qua, Pets. Viene dato come costruttore praticamente, come posso dire, sull'etichetta viene dato come manufactured, quindi costruttore, una ditta di Carson, a questo punto credo in America, ma come al solito il tutto è costruito in Cina. Ecco, vediamo cosa contiene la scatoletta. Praticamente è nient'altro che una specie di imbuto, se lo vediamo così, no? Nella scatoletta c'è un foglietto di istruzioni, eccolo qua. Ma abbastanza sinceramente, come dire, ridotte all'osso, diciamo così. Ecco. Allora, cosa serve sta cosa? Servirebbe alle donne per poter, diciamo, insomma, assolvere, diciamo, ai loro bisogni, chiamiamoli così, in modo da non doversi, tra virgolette, accovacciare o comunque avere contatti con superfici poco igieniche, perché questa cosa, cioè, io, vabbè, adesso la sto presentando in una, come dire, in un canale che tratta, tra virgolette, di outdoor, però può essere usata chiaramente in una situazione comunque diversa, no? Nel senso che vado a fare un semplice viaggio, vado a fare un giro da qualche parte, devo entrare in un bagno che mi si presenta sporco, cioè non tanto, come posso dire, il bagno, ma il sanitario mi si presenta sporco, con un aggeggio di sto genere posso evitare di toccare questo sanitario.
adesso non conosco la meccanica proprio precisa del sistema idraulico, quindi potrei anche dire delle gran cazzate. Comunque, diciamo che l'uso di questo aggeggio è più o meno che lo si appoggia alla parte e diciamo, dando libertà al flusso, questo esce da questa parte qua. Tenere presente che questa è la parte superiore, no? E questa è la parte inferiore, da non usare in questo modo qua, almeno da quanto si vede dal foglietto illustrativo. E peraltro, allora, se uno andasse a cercare le parole funnel, femal funnel, travel, urinal funnel, cioè più o meno come sta scritto qui, anche su YouTube o su internet, ci sono video e cose che spiegano l'utilizzo. Vabbè, alcuni sinceramente la buttano a ridere, ma anch'io la sto più o meno buttando a ridere, anche se questo oggetto può risolvere effettivamente, se usato in modo corretto, dei problemi. Ecco, perché uno può anche dire, non so, può rinunciare a un viaggio, può rinunciare a fare una gita, perché andando in certi posti si può trovare uno, prima ho detto uno, cioè sto parlando di una. Perché andando in certi posti si può trovare a disagio che posso dire, cioè insomma, non sempre la cosa è facile, ecco, buttiamola così, dai. Allora io, vabbè, evidentemente non è che po ne posso fare delle prove pratiche, no, perché cioè, mi sembra abbastanza evidente. Ho provato a simulare, dai, mettiamola così, con l'acqua che scende dal rubinetto, facendola cadere in questo imbuto, e ho visto che effettivamente è studiato in un certo modo per cui non c'è un reflusso che esce da questa parte, o meglio, vabbè, è abbastanza chiaro che bisogna capire come funziona e vabbè, io non lo posso fare, insomma, è inutile che lo ripeto. Però comunque è studiato in un certo modo e da quello che posso vedere non è fatto male. È fatto di silicone morbido, è riutilizzabile, quindi vabbè, è chiaro, va lavato, cioè ogni volta, e quindi ci può essere un minimo cioè se lo uso insomma, in una toilette pubblica, cioè è abbastanza evidente che uscire con sto coso e metterlo sotto l'acqua e lavarlo può insomma, può arrecare, no, un minimo di disagio alla persona che lo fa, però uno se ne frega, che me frega, un imbuto, lo lavo e finita lì, cioè, no, nel senso mi risolve un problema, ecco. Niente, ho voluto comprarlo, anche se appunto non cioè per me non ha un'utilità diretta. Per vedere come funziona e per vedere se è una cosa che può risolvere effettivamente un problema. Ecco, penso di sì. In alcuni video che ho visto, lì sul foglietto di istruzioni non è specificato, comunque dicono ovviamente di non usarlo questo per la prima volta. Non so come dire, durante un'escursione senza aver fatto delle prove prima, no? Mi sembra abbastanza chiaro. Si suggerisce di utilizzare e di prendere pratica e confidenza con questo aggeggio, per esempio facendo la doccia e usandolo in doccia, giusto per non combinare disastri ecologici. Vabbè, lasciamo perdere. Quindi non lo so, io mi sono sentito appunto di dire di,
non so come dire, di render noto che esiste anche una cosa di sto genere e a un prezzo abbastanza accettabile, perché appunto facendolo arrivare da un posto del genere, cioè uno sta già facendo un ordine, lo inserisce, e non so, così, ecco, mi è sembrata un'idea fatta per risolvere un problema che può esserci, che può non esserci, perché una persona, una donna può non avere nessun, come posso dire, nessuna remora in un bosco, si mette dietro un cespuglio e è finita lì, no? Cioè, nel senso, ecco. Altre invece, per dire, possono, come stavo dicendo prima, rinunciare a fare certe cose perché. Certe cose intendo, un'escursione, un viaggio di una certa lunghezza, perché poi dopo non, cioè, durante la via non ha la possibilità di. Ecco. Niente, lo lascio al vostro giudizio e basta. Ecco, per questo video ho finito il mio sproloquio, come al solito, saluto tutti. E niente, ci sentiamo alla prossima. Grazie. Ciao, ciao.